Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, bentornati in questo ultimo vlogmas di quest'anno. Anche se io non li ho fatti proprio tutti i giorni, questo vlogmas è stato girato il giorno dopo Natale, quindi il lunedì 26 dicembre, ma voi lo vedrete martedì 27 dicembre 2016. Allora, non sapevo... Allora, dietro di me vedete una fotografia, perché appunto non ci sono più i regali sotto agli alberi, quindi sotto l'albero, e quindi ho voluto farvi vedere com'era diventato il mio albero di Natale nei giorni della vigilia e nei giorni di Natale. Cioè, nei giorni di Natale non c'erano più i regali, però la vigilia era così, come potete vedere dietro la fotografia. Allora, non sapevo come fare questo vlogmas. Per quest'anno il vlogmas termina così, poi vedremo l'anno prossimo se io posso farli tutti i giorni oppure così, un po' diverse dagli altri. Oggi, in questo vlogmas è ultimo, parleremo dell'unboxing dei miei regali di Natale che ho ricevuto. Il primo regalo di Natale, che non potete vedere perché lo stiamo registrando, cioè sta registrando il video, ma posso farvi vedere l'immagine, è la Huawei P8 Lite. Come potete vedere, mi è stato regalato questo. Ricordo che questi erano anche dei miei regali del mio 31esimo compleanno, però io avendo una situazione particolare in casa, e quindi li considero anche come regali di Natale, come potete vedere nella fotografia. Il secondo regalo di Natale, ma era anche di compleanno, era questo. Il set delle peticiare di Sailor Moon. Sailor Moon Stars Eternal, Sailor Moon Stars Peticiara, come potete vedere. Loro 5, Eternal Sailor Moon, Sailor Chibi Chibi o Sailor Chibi Chibi Moon, Sailor Star e Aler, Sailor Star Fighter, Sailor Star Maker. In Italia furono trasformati i loro nomi, come sapete, da Mediaset. Io li ho chiamati in originali. Sono originalissimi, come potete vedere da qui. Come avete potuto vedere, io vi ho fatto una recensione particolare di questa peticiara, ovviamente Eternal Sailor Moon. Dopo le feste ritornerò a parlare di loro quattro. E questo è il mio secondo regalo, unico regalo Sailor. Terzo regalo di Natale è questo, che è un taglia capelli
Io non so se posso far vedere le marche, però questa non è una marca di sconosciuto, quindi come potete vedere è un tagliacapelli per naso, peli nel naso, peli nelle sopracciglia, orecchie, tagliacapelli, e un po' tutto in teoria. E ultimo regalo e quarto ovviamente di questo Natale, e mi è stato fatto da una persona che non mi aspettavo che facesse. Ovviamente non sto parlando di una persona di famiglia, ovviamente una persona che è il fidanzato di mia sorella. Mi ha fatto questo. Che cos'è questo? È il bastone da selfie. Se si toglie questo e c'è un buco e tu puoi mettere la fotocamera, e è dotata di questo telecomandino. Questo è per iOS e questo per le Android, i telefoni normali. Questo piccolino si accende, vedete, fa una specie di luce blu, anche se voi non vedete, si lampeggia. Io chiudo perché le pile sono quelle dell'orologio. Allora, come funziona? Io metto il telefono sopra a questo coso, che devo togliere dalla cover perché c'ho la cover, e questo coso si allunga così. Sembra lo scettro di Sailor Moon, Eterna Sailor Moon. Mi sembra di avere lo scettro di Eterna Sailor Moon. Guardate quanto è grande. Non mi aspettavo che il fidanzato di mia sorella si presentava con questo regalo per me. E in giro con questo, lo accorcio se no non vedete. Davvero sono rimasto così stupito. Ora non so le prossime volte se lo usa anche in casa per registrare. Voi sapete che io ho il telefono, la fotocamera ce l'avevo ma si era rotta. Ecco, si sta diventando piccolo. Ecco, qui c'è anche questa cordicina. E è dotata di un telecomando che adesso funziona con Bluetooth, il telecomando, quindi poi quando uno c'è la fotografia fa un così e fa i selfie, per farvi capire, per fare le foto, ma penso anche per le registrazioni. Questo regalo davvero inaspettato è stato quello più bello che potevano fare. Ovviamente anche queste legate al mondo di Sailor Moon, è originalissima dietro. Davvero, io in giro adesso mi metto a fare metto quel bastone così. Allora, un'altra cosa da dirvi, la programmazione di questa settimana, i regali abbiamo finito, noi ci vedremo con i Sailor Vlogmas l'anno prossimo. Per quanto riguarda la programmazione dei video del canale, fino a venerdì probabilmente ci saranno i tarocchi di Sailor Moon, torneranno dopo le vacanze. Allora, io sono stato invitato fuori Firenze il giorno di Capodanno, e ora sarò fuori casa, quindi, perché diciamo vado a festeggiare con ovviamente con mia sorella e i loro amici, e poi il primo di gennaio probabilmente devo anche vedere una persona che ho conosciuto tramite Sailor Moon. Sono molto contento di fare un Capodanno diverso dal resto. Come io ho detto sempre, io facevo sempre a casa, io poi ho 31 anni, quindi queste cose. Allora, io non so se in questi giorni di Capodanno ci saranno dei vlog girati, ovviamente, ma penso di sì, perché c'è
una persona in particolare che conoscerete in questi vlog di Capodanno. Il 30 di dicembre, che cosa succede? Esce l'ultimo vlog girato a Firenze a inizio dicembre. Qui vedrete anche un altro vlog dove ci sono altre persone. Ieri avevo anche pubblicato su Instagram, ovviamente anche i regali li ho pubblicati sul mio Instagram, li trovate nell'info box. Oggi ci saranno due, cioè martedì ci saranno due video. Uno è questo, l'ultimo vlog, ma se il secondo video è ricordi d'infanzia con la rubrica collaborazione con Flamore, Matte Channel e Luca Metal Brixia. Parleremo di un anime degli anni no un anime giapponese degli anni 90, se non posso ancora rivelarvi qual è. Allora, da quello che mi ha detto, Framover, la sua versione verso i venerdì pubblicherà sul suo canale, mentre io e Luca Metal Brixia martedì faremo uscire le nostre versioni dell'anime in cui parleremo. È una sorpresa, non vi voglio rovinare. C'è questo famoso vlog il 30 di dicembre. Sono molto contento perché una persona che compare in questo video ieri me l'aveva domandato quando lo facevo uscire. Ricordo che è stato girato a inizio dicembre, quindi è l'ultimo vlog fiorentino, diciamo così. Se io dovessi andare fuori Firenze, ci saranno altri vlog, ovviamente nel periodo di Capodanno. Quindi non so ora, non posso dire dove vado perché è una sorpresa, perché giustamente i vlog devono essere a effetto sorpresa. Se vi piace questo video, mettete like. Se mi piacciono i miei regali, nell'info box troverete tutti i miei social network, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram con il nickname Salmon Fans, i miei gruppi Facebook, le mie pagine Facebook e i canali dei YouTubers del Sailor Team, compresi Luca Metal Brixia e Framover Matte Channel, sotto nell'info box. Bene, noi ci vediamo, anche se è lunedì, faccio la magia, faccio la magia di preveggenza. Noi ci vediamo no, nel secondo video, quello di ricordi d'infanzia. Ricordo un'altra cosa, mercoledì usciranno due video su Sailor Moon Crystal Review Dark Kingdom, l'Act 5 e l'Act 6, Makoto Sailor Jupiter, Tuxedo Kamen. La Bibi e la Rai l'hanno modificata in scettro lunare, ma io li chiamerò ovviamente all'originale Tuxedo Kamen perché il 7 è Mamoru Chiba, invece loro l'hanno chiamato Tuxedo Kamen Mask, scusatemi il termine inglese. Ciao anglosassone, ciao guerriere guerriere al secondo video, ciao ciao.